Schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Ma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Per tutti i miei contatti, per conoscere il mio sponsor, se hai bisogno di un account con soldi e rango, leggi attentamente la descrizione del video e ricordati di lasciare un like. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi. Per fare questo glitch ovviamente non lo possono fare tutti perché dovete aver comprato, diciamo, la base, e quindi lo può fare solamente chi ha la base, quindi non cominciate a romper cazzo, ma per fare sto glitch bisogna avere i soldi, Lo sapete, per fare tutti i glitch c'è bisogno di soldi. Avete bisogno di un amico, questo amico nella sua base deve avere tutti quanti i veicoli e dovete fare questa procedura, ragazzi. Allora, il suo amico sta nel suo aereo e voi state nel vostro, nella vostra base, diventate CEO. Il suo amico deve stare nella sua base dentro al suo aereo, diciamo al suo aereo com, chiamiamolo così, e gli dovete mandare un invito per diventare vostro associato. Nel momento in cui il vostro amico accetterà l'invito a diventare vostro associato, voi dovrete sciogliere il CEO, ragazzi, come in questo caso. Quindi a questo punto il vostro amico si troverà nel vostro bunker. Allora, qui le cose sono due, ragazzi. Se vi scompaiono tutti i veicoli vuol dire che state facendo bene. Tutti i veicoli intendo i veicoli speciali che avete. Se invece vi scompaiono altre auto o anche le altre auto, l'auto che state tentando di duplicare, è perché il vostro amico non ha tutti i posti pieni. Quindi anche se il vostro amico ha la base operativa vuota, mette comunque tutte quante LG RH8, giusto per aiutarvi a fare il glitch e magari dopo voi aiutate lui. A questo punto, ragazzi, quando avete fatto tutti i passaggi, andate al pallino azzurro e fate lo scambio. Come avete visto, ragazzi, non è avvenuto nulla, però diciamo i posti si sono cambiati, quindi a questo punto dobbiamo andare a prendere la LG, che ora non è più LG ma diciamo per il gioco è una LG normale, ma noi la vedremo comunque LG Retro Custom. Quindi andiamo a prendere questa e usciamo fuori. Adesso usciremo fuori e chiameremo il nostro centro operativo, ragazzi, il centro operativo di terra, in cui dovremmo avere una LG non modificata, una LG RH8 normale. Allora, nel momento in cui noi siamo usciti, già la targa è cambiata. Il centro operativo mobile ci servirà semplicemente per poter salvare l'auto. Allora, ripeto i requisiti, ragazzi: un amico, il vostro amico deve avere la vostra stessa base, ok? Deve avere tutti quanti i posti pieni, può anche avere i posti vuoti. Però sappiate che se il vostro amico avrà posti vuoti potrebbe non riuscire, potrebbe, diciamo, risultarvi un po' difficile il glitch, e in più potrebbero sparirvi le auto che avete sotto il culo. Ovviamente non le perdete, ricompariranno queste auto, però non potrete fare il glitch. Quindi dite al vostro amico che vi sta dando una mano di prendere, di impegnare quei posti vuoti che ha con delle LG, tanto sono gratis, quindi potete comprarle tutti. E mi rivolgo giustamente a tutti quelli che possono fare questo glitch. Purtroppo per gli altri non so come aiutarvi perché non ci sono altri glitch, e quindi ho voluto portare anche questo, anche se gli altri erano funzionanti. A questo punto, ragazzi, quando avete salvato il veicolo dovete tornare nel vostro bunker. Allora, io, ragazzi, qui non ho fatto tagli, ho solamente velocizzato un pochino il video per farvi vedere cosa succede, ragazzi, che cosa potrebbe succedere quando rientrate nel bunker, ragazzi. Diciamo che
voi vedete l'LG adesso, la RH8, la retro custom, ma quando entrerete nel bunker apparirà come un'auto normale. Ma non vi dovete preoccupare di questo, perché comunque la duplicazione sarà avvenuta. Io infatti ho dovuto fare un cambio di sessione, ma adesso andremo a vedere con calma. Quindi entriamo nella nostra base, diciamo, e ci dirà di sostituire. Andremo a sostituire con una LG RH8 normale. Quindi quando siamo qui, come vedete, a questo punto, ragazzi, avete visto che lì per lì non c'era l'auto, però comunque vedete che qui c'è. Quindi se io vado di nuovo sopra, vedrò nuovamente le auto come le sto vedendo adesso. Proverò a uscire. Come avete visto, ragazzi, anche uscendo e rientrando noi vedremo sempre queste due LG. Quindi l'unica cosa che dobbiamo fare, se abbiamo questo inconveniente, è di cambiare sessione, ragazzi. Una volta che cambiamo sessione vedremo, diciamo, il nostro clone. Per ripetere il glitch dovete fare sempre la stessa cosa. Quindi a questo punto, avendo cambiato sessione, le LG sono diventate tutte e due normali, ragazzi. Ogni volta avete bisogno dell'amico per fare il glitch e dovete ripetere tutta questa procedura. Spero che il glitch vi sia piaciuto, spero che il video vi sia piaciuto. Un saluto a tutti, al prossimo video.